Finalmente sarà arrivato! E vai! Ma dove sono? Un'altra volta! Hanno sbagliato strada! Non c'è la mia famiglia! Non è la stanzetta questa! Qui c'è sempre lo zampino del professor Ming! La porta magica! Ha sbagliato il teletrasporto! Oppure lui mi ha trasportato qui! Aspetta, aspetta! Proviamo a entrare! Magari arrivo nella stanza! Ciao a tutti! Io sono Papa Salvo! E faccio parte della Cavalieri Family! Ma senza la mia famiglia non sono Cavalieri Family! Iscrivetevi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella! Vabbè, lasciate anche un like! Ma io devo tornare dalla mia famiglia! Vado! Qui non succede niente. Io me ne accorgo perché ogni volta che vengo trasportato mi sento tutto che mi scompongo tutto. Il braccio me lo sento qui sulla testa, la testa me la sento sui piedi schiacciare. Aspetta però, posso fare una cosa? Vediamo se mi sentono almeno. Mamma Claudia! Aurora! Noemi! Mi sentite? Sì, ma dove sei? C'è anche un altro specchio. Non è che mi devo mettere di nuovo lì col rossetto a mettermelo, a disegnare, a colorare, a scrivere le lettere. Aspetta che mi hanno sentito. Vediamo. Cos'è questo telefono? Dov'è? Dov'è il telefono? Dov'è? Aspetta però che li avviso. Ragazzi! Sta squillando di nuovo il telefono! Ma non lo trovo! Ho capito! Rispondi a questo telefono! Ma quante vacanze ti stai facendo? Noi siamo qui che ti aspettiamo, dai! Ma quale vacanze? Il telefono. Eccolo! È tutto spaccato! Tutto distrutto! Metto in via voce. Pronto! Sono sempre io, il professor Mignolo! Sei sempre tu! Per riuscire ad uscire da questa stanza, devi far passare tutta la tua famiglia. E poi troverai il primo indizio. Devo fare passare la mia famiglia per essere poi rinchiusi qui te. Sempre con sta risata. Vabbè, faccio passare tutti. Ragazzi, ragazzi, mettetevi dentro l'armadio. Chiudetevi dentro. Il professor Mignolo ci ha atteso un'altra trappola. Vediamo di riunirci tutti quanti. Dai, mettetevi dentro, io chiudo qui. Papi! Ma sei sicuro? Almeno proviamoci, no? Aspetta che levo anche queste crucce qua. Magari vi fate male. Qui è abbastanza grande. Per entrarci io e lo scione. E se noi finiamo da un'altra parte? Dai, forza, provateci. Ok, ciao. Va bene, dai, entriamo. Ciao, ciao. Ragazzi, speriamo bene. Contate insieme a me. Vi prego, aiutatemi. Dovete concentrarvi per fare arrivare qui la mamma, Aurora e Noemi. Concentratevi. Vediamo? Concentratevi. Ok. Mettete le mani qui così. Chiudete gli occhi. Concentriamoci. Contiamo insieme, eh? Dai. Uno, due. Ma dai, concentrati, scusa. Cioè, metti le mani dentro. Qua, qua, sulla testa. Non qui. Così metti qui le mani. Qui, 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 qui. Ok, bravo, 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 bravo. Così, brava, brava, brava. Pure tu, bravo, bravo. Così. Uno, due, tre. Ah! Oddio! Eccola, forse è arrivata, io l'ho sentita. Ragazzi, grazie, ce l'abbiamo fatta, guardatela. Ma qui non c'è nessuno. Forse nell'altro. Aspetta, qui. No, qui! No, neanche! L'ultimo armadio che mi rimane è proprio quello! Ma qui non c'è! Ma dove sarà? Io l'ho sentita! Vediamo se questa si apre, ragazzi! È bellissimo, ragazzi, è un bagno! Non c'è, non c'è, non c'è! Mamma, dove sei? Papi! Ma dove sono? Mamma mia, ma ragazzi! Ma dove sono? Mamma, ma dove sei? Boh, tu dove sei? Aspetta! Ma io ti sento! Bimbe, Auri, Emi, dai, passate anche voi! Un po' stretto! Oh. Ah, aspetta, le bimbe! Auri, Emi! Ma non ci sono! Papi, dove sei? Ma tu dove sei? Io sono qui, nella stanzetta! Ma quale stanzetta? Io non so manco dove sono! Fatti sentire, bussa! Qua no! Qua nemmeno. E rimane là, ragazzi, vediamo. Bussa? Bussa, bussa, mamma. Ancora, ma dove sei? Papi, sono esattamente oltre la porta dietro di te. Qua, qui. E vabbè, bellissimo, mamma. Ora tutti insieme, siamo insieme. Basta, no? Prova ad aprire.
Apro, mamma, apro un attimo. È chiusa. Apri. È tutto sigillato, mamma, non si può. E quindi? Cerco un indizio. Questo è il professor Migno, lo vedi, eh? Siamo chiusi qua dentro. Trovo l'indizio. Fermo. E come facciamo? Papi, devi sapere che le bimbe non sono ancora arrivate. Ma come non ci sono le mie figlie? Fermo, fermo. Dove sono? Stai fermo, non picchiare. Ora provo io da qua ad aprire, ok? Ci provo io, vediamo. È tutto bloccato, mamma. Manteniamo la calma, mamma, ok? Va bene. Ho capito, ma le bambine intanto non ci sono. Quale calma? Ci vuole calma. E sangue freddo. Ah no, scusa. Mamma, ascolta. Controllati bene. Controllo un attimino. Pantaloni, aspetta. Papi! Ho trovato un bigliettino in tasca. Te l'avevo detto. Dice: dovete trovare Aurora e Noemi. Come? Perché Aurora non sono davvero lì? È tutto vero, non sono qui con noi. Aspetta, il bigliettino dice un'altra cosa. Rinfrescatevi le idee e state attenti alle zanzare. Ma che cosa vorrà significare, papi? Guarda, l'hai detta a me che non so neanche come si fa la O col bicchiere. Mi è venuta in mente una cosa. Di fronte a me c'è una porta, prova a vedere se si può aprire. Potrebbe essere che magari sono lì dentro le bambine e noi non le sentiamo, stanno riposando. Allora provare ad aprire, no? Aspetti. Va bene, ci provo, ragazzi. Dio, che paura. Ma è chiusa. Auri! Emi! Papi, non ci sono, questa porta è chiusa, non si apre. Cerca di applicarti, apri il cervello. Poi qui fa un caldo. Sbrigati! Sbrigati, mamma. Io qui l'unica porta che ho è questa, che è un bagno. Rileggi il bigliettino, che dice? Qui dice di rinfrescarsi le idee. Boh, prova a entrare in bagno, forse hai ragione tu. Rinfreschiamoci le idee. Mi lavo la faccia. Mamma, ho lavato la faccia! E allora non sta succedendo proprio niente, mi sono rinfrescato le idee! Cosa dice più? Non lo so, parla di zanzare! Stai attento, magari sono delle cose strane che ti vogliono pungere, non lo so! Ragazzi, voi siete mai stati puntiti da una zanzara? Sono pericolose! Mamma mia! Sto pensando a una cosa! Qui vedo che c'è una specie di filo, forse è una zanzariera! Giù, no? Prima che ti pungano. Ci provo. Oh, mamma! Cosa? È sceso un biglietto dalla zanzariera. Mamma, ci sei ancora? Ci sono, che cosa dice? Sotto l'acqua di un temporale estivo pioverà la chiave per ritrovare la tua dolce metà. Ma cosa vuol dire, mamma? Non lo so, papi, secondo me è sempre qualcosa dentro il bagno. Prova ad aprire il rubinetto, fai scendere dell'acqua, non lo so. Mamma mia. Qua non piove, fai la danza della pioggia. E va bene, la faccio la danza della pioggia, vediamo se piove. La faccio dentro la doccia la danza della pioggia, mamma. Vado. Ma cosa sono questi versi? Ma sto provando a fare la danza nella pioggia, ma qua non piove. Mamma, ma scusa, c'è la doccia. Oh, ma veramente, ma tu sei sempre il solito, mi prendi sul serio. Ma quale danza della pioggia? Apri un po' d'acqua, va. Qua c'è il soffione, vediamo. Apriamo l'acqua. Oh, mi metto la testa dentro. 3, 2, 1. Oh, madonna mia. Mamma, non cade niente qui, non c'è nessuna chiave. Cos'è? Ragazzi, io qualcosa l'ho sentita cadere. Mamma, qualcosa è caduto. Ma sono tutto bagnato. Eccola ragazzi, la danza della pioggia ha funzionato. Qui c'è la chiave, vediamo se apre questa porta. Non sto capendo niente. Forse si è lavato, io lo conosco. Se ne è approfittato per lavarsi, perché forse puzzava. Ecco, mamma, lo so. Che c'è? Ho trovato la chiave. E apri, cosa stai aspettando? Dai. L'abbiamo fatta! Ma siamo
siamo senza le nostre bambine, senza Verona, senza Noemi. Ma mia mamma, sto puzzando, lo sai? Io avevo detto che ne stavi approfittando per lavarti e invece puzzi. Accendiamo l'aria che fa caldo. Dov'è un telecomando? Cerchiamolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Prendilo, prendilo. Rinfreschiamoci con un po' d'aria fresca. Cerchiamo di capire come uscire da qua dentro, ok papi? Okay? Sì, ma accendi. Sì, sì. Già un po' d'aria, guarda, sta uscendo. Non so se la stai sentendo, mamma. No, ancora no, aspetta, forse. Papi, c'è qualcosa. E cos'era quella cosa lì? Ma non ci voglio credere, mamma. Questo caldo era programmato allora. È caduto un bigliettino dal condizionatore. Pazzesco. Ragazzi, qua dice bilanciate i vostri corpi. Io sono abbastanza bilanciato. Trovate l'equilibrio per superare la prova e il vostro passaggio si sbloccherà. L'unione fa la forza. Mamma, ma non è che dobbiamo fare quell'esercizio che avevamo fatto il TikTok nel nostro canale TikTok Cavalieri trattino basso family? E già che ci siete, ragazzi, seguiteci anche su TikTok, mi raccomando, ok? Che facciamo un po' di cose strane, tra cui questa. Quindi dobbiamo bilanciarci. Magari una porta si sbloccherà. Forse quella. Hai provato ad aprirla? Sì, è quella che ho provato ad aprire prima e non si apre. Allora è questa la porta che dobbiamo aprire, ok? Non perdiamo altro tempo. Mettiamoci giù e facciamo il nostro TikTok. Dai, via. Va bene, mamma. Proviamo a fare questo TikTok. Equilibriamoci. Iniziamo a metterci giù, forza. Posizionati prima tu, vai. Ma no, prima tu. Ma no, prima tu. Va bene, comincio io. Gambe tese, mamma. Andiamo. Eccoci. Dai. Siamo grandissimi, mamma. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Guarda, mamma. Eccolo. Ma si vede già qualcosa dietro. Forse c'è un bigliettino, papi. Andiamo, su. Sbrighiamoci, sbrighiamoci. Prendilo, prendilo. Lo prendo io. Vieni qua, mamma. Qua c'è un'altra porta. Vai, ci sono le bimbe. Auri, Emi. È chiuso, è chiuso. Usate il passaggio magico per ritrovare Aurora e Noè. Entrate nella pancia della balena, proprio come Pinocchio e Mastro Geppetto. Ma io non ho capito niente. Papà, ci sono i due pupazzi che usano per la nanna Aurora e Emi. Guardate. Allora è un segnale, mamma. Elsa di Emi e questa quella di Aurora. Mamma. Ok papi, concentriamoci perché secondo me siamo vicino, quasi al traguardo. Abbiamo quasi trovato le bimbe. Qui parla di porta magica. Tu quale porta hai usato per arrivare qua? Da dove sei entrato? Tu hai usato l'armadio. Io da oggi ho usato solo armadi. E allora mi sta venendo in mente una cosa. Qua c'è un armadio, papi. È proprio questo. È aperto. E infatti si apre. Proviamo a entrare. Non ci resta che entrare. Ok ragazzi, è tutto pronto. Vi vogliamo bene. Non lo so dove andremo a finire. Ciao ragazzi, dobbiamo andare a trovare le bimbe, subito! Andiamo, mamma! Entra tu! Entro io! Entra tu, prima che mi spiaccichi! Ciao! Andiamo a prendere Aurora e Noemi! Ciao ragazzi! Speriamo bene! Ciao ragazzi, ciao, ciao! Oddio ragazzi, ma dove mi trovo? E poi sono sola. Papà Salvo ancora non è arrivato. Ragazzi, aiuto. Magari la porta magica di nuovo ci ha separato. Amore, ma che sta succedendo? Dove sono le bambine? Mamma, ma è bellissimo qui, ma dove siamo? Non lo so, papi, non lo so, non so cosa dirti. Sono un po' smarrita, non me l'aspettavo. Ti ricordi che cosa diceva il bigliettino, però? No. Parlava di una balena. Aspetta, guarda là! Mamma mia, ma quella sembra proprio una balena! In mezzo alla piscina! È vero, papi, è là, è là! Ma come ci arriviamo fino là sotto? E le bambine dove sono? Guarda che ho visto là, mamma! Spettacolare, guardalo! Uno struzzo arcobaleno! Forse potrebbe esserci utile! Ma dov'è, mamma? Non c'è più, ma non è che si è immersa di nuovo? Papi, è là, proprio là, guarda, si vede benissimo, la coda! C'è un tunnel là! Ecco, ecco! Proprio lei, la balena! E quella la balena, ma come facciamo a raggiungerla? Dobbiamo usare lo struzzo arcobaleno! Dici questo coso qua dietro, papi? Eh sì, è proprio questo, mamma, guardalo! Ma questo coso vola? Magari non vola, però scivola, mamma! Oh,
Ottima idea! Potremmo metterci qua sopra insieme e fare questo scivolo per raggiungere direttamente la pancia della balena. Vi piace il nostro amico Struzzo? Se vi piace mettete un like e scrivetelo nei commenti perché è gigantesco, ragazzi! Mamma, ma non c'è niente da scherzare! Le bambine, ecco, dove sono? Sì, 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 dobbiamo raggiungere quella pancia. Io ne sono certa. Prendiamo lo Struzzo, dai, papi, forza! Sbrighiamoci! Ma come fa lo Struzzo? Che verso è? Non lo so. Ma che è? Glu glu glu! No. Ma che c'entra? Quello è il tacchino! Mamma mia, ragazzi, è troppo ripido. No, ce la faremo, papi, ce la faremo. Ma secondo te arriveremo direttamente in quel tunnel? Non lo so, proviamoci, andiamo, dai, andiamo. Andiamo nella balena. Mamma mia, mamma, dobbiamo dirigerci là. Forse è proprio quello. È quello il tunnel, vai, vai, papi, vai. Vai, mamma, vai. Andiamo nell'acqua. Ma che io non lo so cosa c'è nell'acqua. Vieni, ti bagno, vieni. Ma ti bagno. Ma no, che fa? Aspetta, è proprio quello il buco. Forse, Aurora e Noemi forse sono lì dentro, mamma. Non lo so, papi. Ma come? Ma perché? Ma qui fai mi fare il cavettone. Dai, aprile, vai, dobbiamo andare. Faccio il nostro ciglio. No, che cos'è, tacchino? Era uno Struzzo! No, tu, tieni! Lascialo stare! Tu, fatti dentro, tu! Vado! Andiamo, mamma! Vieni! Vieni, mamma! Vieni qua! Forse sono là in fondo! Ma dove, mamma? Io non vedo nessuno! Dobbiamo passare sotto quel tunnel d'acqua! Sono là, io le vedo! Sento le loro voci! Dobbiamo superarlo! Vai! Andate via! Aurora! Ma che fai, mamma? Devo arrivare prima io, no? E vai tu, va! No, vado io! No, tu! Eccole! 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 Ma è me che è scappata, Aurora, ma dove sei stata? Chi è che ti ha preso? Qui a giocare! Come a giocare? Ma come qui a giocare? Ma noi vi stiamo cercando da un sacco di tempo, voi eravate qua divertiti! Mi mandate! Ma guardate Emi come si sta divertendo, guardate! Brava, guardate! Amy. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Cavalieri Family e cliccare nella campanella, ma noi siamo i Cavalieri Family! Non devi scappare più col professor Miglio, ok? Ciao ragazzi!